Torna per la nona volta il premio Masaniello Napoletani Protagonisti. Tema di quest'anno: moda e mode. Tra le eccellenze campane sicuramente c'è da annoverare la moda, intesa come creatività e come specchio dei tempi. Il premio Masaniello premia infatti quei napoletani protagonisti nel mondo della moda, famosi in tutto il mondo e che hanno scelto di rimanere a Napoli. Ieri mattina la presentazione dell'edizione al nuovo Teatro San Carluccio. Il premio Masaniello si svolgerà venerdì 3 ottobre alle 20:30 al Teatro delle Palme. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti di questa edizione. Il premio Masaniello è alla sua nona edizione. Il tema specifico di quest'anno, moda e mode, è anche un tema ciclico di tutto riguardo, con nomi importanti. Abbiamo pensato che tra le eccellenze campane sicuramente c'è la moda e abbiamo preso i nomi più prestigiosi dei napoletani protagonisti in questo ambito, napoletani che rimangono a Napoli nonostante lavorano con tutto il mondo. Sicuramente c'è il Mario Valentino, c'è Carpisa, il presidente Carlino, c'è Maurizio Marinella, non poteva mancare, poi un'antica sartoria Positano, costumi teatrali di Canzanella, Giussi Giustino per i costumi teatrali del San Carlo e per i costumi ecclesiastici Serpone. Quindi abbiamo voluto in qualche maniera non soltanto fare prêt-à-porter, ma cercare di allargare a tutto quello che è il panorama della moda. La moda quest'anno è il tema principale, sappiamo che la moda rappresenta un'eccellenza nella nostra città in Campania e quindi con il premio Masaniello noi come sempre, come ogni anno, vogliamo premiare i napoletani che si sono distinti nelle varie opere. Vedremo chi saranno i premiati di quest'anno, grossi i nomi, grossi gli ospiti, non vi resta che venire al Teatro delle Palme venerdì 3 ottobre alle ore 20:30. Vi aspettiamo per la nona edizione del premio Masaniello.